Buongiorno a tutti. In questo breve intervento di oggi vi presento un nucleo di fotografie dello studio di Alberto Giacometti a Parigi, alcune delle quali anche con l'artista al lavoro, realizzate nel 1962 da Lamberto Vitali e conservate presso il Civico Archivio Fotografico di Milano. Le immagini fanno parte del fondo Lamberto Vitali Fotografo, che è costituito da circa 20.000 fototipi tra negativi, provini e stampe positive. Il fondo è stato donato all'Istituto nel 2014 dagli eredi di Lamberto Vitali a completamento dell'ascito testamentario del 1995, che vide entrare nell'Istituto la preziosa collezione di fotografie antiche composta da Vitali nell'arco della propria vita. Sono incluse nel fondo Lamberto Vitali anche le fotografie della Prima Guerra Mondiale da lui realizzate sul fronte. Lamberto Vitali, oltre ad essere un collezionista storico dell'arte e appassionato di incisione, fu anche un profondo conoscitore di fotografia, fu un curatore e fotografo lui stesso. Cominciò a interessarsi di fotografia storica e contemporanea fin dal 1929, anno in cui fece i primi acquisti di fotografie, diventando ben presto un raffinato collezionista di fotografia del XIX e degli inizi del XX secolo. La passione per la fotografia lo portò a fotografare in modo continuativo a partire dal 1951-52, riversando nelle fotografie l'intero universo dei propri interessi, la fitta rete di relazioni con i collezionisti, storici, critici e artisti, e tra i quali Giorgio Morandi, che vediamo in questa immagine, e Alberto Giacometti, con il quale strinse uno stretto legame. Vitali conobbe Alberto Giacometti nel 1953 in occasione della mostra di scultura all'aperto che si tenne a Varese in quell'anno, organizzata con l'amico scultore Mario Negri. E in questa immagine vediamo appunto lo scultore Mario Negri insieme ad Alberto Giacometti nel 1957. Nel fondo Lamberto Vitali Fotografo sono presenti anche una serie di ritratti eseguiti tra il 25 e il 27 luglio del 1957 in occasione della visita di Alberto Giacometti all'undicesima triennale di Milano, nella quale Lamberto Vitali fu promotore dell'importante mostra alla collezione del fotografo e storico della fotografia Helmut Gernsheim. Si tratta quindi di una serie di ritratti in primo piano di Alberto e Giacometti realizzati all'aperto nel Parco Sempione, in alcuni dei quali è presente anche l'amico scultore Mario Negri. Nel marzo del 1962 Lamberto Vitali si reca a Parigi e fa visita allo studio di Alberto Giacometti, che era situato dal 1926 a Montparnasse. All'ingresso dello studio vediamo la scultura di grandi dimensioni, Donne in piedi. Come scrive Cecilia Braschi nell'introduzione al catalogo della mostra Giacometti alla Tate di Londra, lo studio era aperto il più delle volte ad amici, conoscenti e anche sconosciuti che bussavano alla porta. Lo studio acquisì negli anni uno status quasi mitico. Con una superficie di 23 metri quadri e un soffitto alto, lo studio parigino era estremamente semplice e spoglio. Non c'era acqua corrente fino alla fine degli anni 50 e l'illuminazione era scarsa, il pavimento era in cemento e il tetto pendeva. Anche in seguito, quando le sue più comode circostanze economiche avrebbero potuto consentirglielo, Giacometti non pensò mai di trasformare o lasciare questo studio, che era il più bello e il più umile di tutti. Lui stesso affermò che è divertente: quando ho preso questo studio, pensavo fosse minuscolo, ma più a lungo rimanevo, più diventava grande. Potevo farci tutto quello che volevo. In queste immagini vediamo che oltre alle sculture si vedono anche alle pareti gli schizzi e i dipinti murali. Nel maggio del 1962 Vitali si recò una seconda volta nello studio di Giacometti e documentò l'artista al lavoro mentre eseguiva una scultura con la moglie Annette che posava per lui. Questo modus operandi era tipico dell'artista e i suoi soggetti preferiti furono fra gli altri il fratello Diego e la moglie Annette, che vediamo
riprodotta in queste immagini. Giacometti è nato nel 1901 a Borgo Nuovo, che è un piccolo villaggio svizzero vicino al confine con l'Italia, dal pittore Giovanni Giacometti e Annetta Stampa. Dopo aver studiato all'Accademia di Belle Arti di Ginevra e aver visitato nel 1900 l'Italia, nel 1922 Giacometti si trasferisce a Parigi per studiare scultura. Frequenta in modo irregolare i corsi dello scultore Bardel, allievo di Rodin, fino al 1926. A Parigi ha un doppio stimolo. Da un lato la scuola classica che gli insegnò a servirsi dei materiali tradizionali e a copiare dal vero. Dall'altra le avanguardie del momento e si avvicinò quindi al movimento surrealista al quale aderì fino al 1935. Dopo aver trascorso il periodo della Seconda Guerra Mondiale in Svizzera, Alberto Giacometti ritorna a Parigi nel 1946 e ricomincia a scolpire dal vero. Le sue sculture abbandonarono allora la superficie liscia e si fecero più grumose, piene di orme lasciate dai suoi polpastrelli sulla materia. Le figure si fanno così filiformi ed esili. E queste immagini di Lamberto Vitali ben documentano il modo di operare e di procedere dell'artista, oltre ad essere una viva testimonianza del suo studio. Vitali nel settembre del 1962 fotografò anche la sala espositiva personale riservata a Giacometti alla 31ª Biennale di Venezia, contenente oltre ai dipinti e alle sculture anche 13 disegni del periodo del 1960-62. In tale occasione venne conferito a Giacometti il Gran Premio per la scultura. L'immagine che vedete qui riprodotta comprende tre sculture e quattro dipinti. In primo piano possiamo vedere il gatto in bronzo del 1955 e in secondo piano due sculture femminili, tra i quali la grande donna seduta del 1958 sulla destra. Appese alle pareti ci sono anche quattro ritratti, quello a destra è la donna seduta del 1961, invece il primo sulla sinistra è un interno del 1951. In quest'altra fotografia vediamo uno scorcio della sala in allestimento con in primo piano il cane in bronzo, sulla destra un busto maschile. Lamberto Vitali nel 1963 curò il volume 45 disegni di Alberto Giacometti, edito dalla casa editrice Einaudi, con la prefazione di Jean Lemarié, che Vitali conobbe nel 1952 in occasione della presentazione della mostra di Vincent van Gogh a Palazzo Reale a Milano. Alcune di queste immagini di Giacometti realizzate da Lamberto Vitali furono esposte nel 1964 alla libreria San Babila a Milano nella sua prima e unica mostra di Lamberto Vitali. E nel maggio del 1964 furono anche pubblicate nella rivista Popular Photography italiana nell'articolo Omaggio a Giacometti di Lamberto Vitali. Nel 2015 è stato avviato il lavoro di riordino e di catalogazione del fondo Lamberto Vitali Fotografo, che è ancora tuttora in corso, attraverso il sistema SIRBEC della regione Lombardia, che segue gli standard ICCD della scheda F. E se vi interessa approfondire l'argomento e vedere nel dettaglio le schede e delle fotografie catalogate, potete consultare il portale dell'istituto all'indirizzo www.fotografieincomune.it. Vi ringrazio molto per l'attenzione.